Ciao Lifestyle, ciao Bruno, ciao, eccoci qui. Allora, sono qui per festeggiare con voi un momento incredibile. One Photo One Day è il nome del mio progetto fotografico nato nel 2010, pensate un po', 14 anni fa. Una sfida con me stesso, pubblicare una foto al giorno. Questa cosa qui sembrava così un gioco, ma poi è diventata una cosa seria. Oggi celebriamo la foto numero 5000. Era un progetto così di sperimentazione, nato un po' dalla voglia di mettermi alla prova e soprattutto di sperimentare le nuove forme di comunicazione che si stavano comunque affacciando. I social network cominciavano a prendere piede, non c'erano ancora gli smartphone con le fotocamere, c'erano però le compattine, le fotocamere digitali tascabili che mi consentivano di, puntando l'obiettivo verso di me, un po' alla cieca, di riprendermi, di scattarmi una foto che potesse raccontare le mie giornate, i backstage di Striscia, un po' di cose che comunque nella vita di tutti i giorni mi capitavano, anche con l'intento di non perdere dei ricordi che il tempo molto spesso così annacqua, smarrisce. Io credo che sia una cosa molto bella quella di poter fare un viaggio a ritroso e ritrovare quei momenti, e devo dirvi la verità, 5000 foto raccolte, tutte bellissime dal mio punto di vista naturalmente, soprattutto perché mi restituiscono tanti momenti passati. Molto spesso nei nostri smartphone accumuliamo foto che poi perdiamo perché non svuotiamo gli smartphone, perché li perdiamo, perché si rompono e via dicendo. Allora questo album mi restituisce veramente le belle emozioni dei ricordi che il tempo magari a volte ci fa perdere. E quindi niente, 5000 foto, un progetto nato per gioco che oggi, dopo 14 anni, è in salute più che mai, con tante foto bellissime, foto con Papa Francesco, foto con tanti colleghi del mondo dello spettacolo, in posti bellissimi, lontanissimi magari dalla nostra Italia, o posti bellissimi proprio del nostro paese. Insomma, tante cose belle raccolte in 5000 foto in un progetto che si chiama One Photo One Day, 5000 foto oggi, tanti auguri a me.